Amici carissimi, bentrovati, benvenuti con Secondo Noi. Manfredonia TV offre questo servizio, servizio dal web. Si è deciso in questo modo, almeno per il momento, al fine di arrivare a tanti tanti amici, perché le prove per il fatto stesso che sono in tanti a seguirci ci sono. Abbiamo avuto nell'ultima trasmissione effettuata, registrata proprio con Antonio Castriotta e Luigi Esposto, che sono gli ospiti che in questa trasmissione ci accompagnano ulteriormente, anzi ne approfitto per salutarvi. Ciao Antonio, ciao Luigi. Buonasera a tutti. Buonasera, ciao Vincenzo. In veste di opinionisti, entrambi. Questa è una città in cui sono diventati molti opinionisti, però credo che voi possiate rappresentare il top da questo punto di vista, perché lo fate già da tantissimo tempo. Intanto, ho detto prima, grazie per questa presenza. Ci sono state 3.000 visualizzazioni in occasione dell'ultima nostra puntata nella quale abbiamo annunciato, prima di tutte le altre testate giornalistiche, l'arrivo di Baratto a Manfredonia come allenatore del Manfredonia. Questa puntata è esclusivamente dedicata al campionato di Serie B e al campionato di Serie D, quindi parleremo del Foggia e parleremo anche del Manfredonia. Foggia che impatta contro l'Entella di Chiavari, perché non esiste una città che si chiama Entella, quindi contro la squadra biancoceleste. Chi ha guardato, ha visto, ha assistito alla partita tra il Foggia e l'Entella, un po' sembrava di assistere a un derby tra il Foggia e il Manfredonia, visto che le maglie dell'Entella Chiavari sono molto molto simili a quelle che sono state indossate anche nel passato dal Manfredonia Calcio. Tra l'altro, per quel che riguarda l'Entella, era in squadra, in formazione, un ex proprio del Manfredonia, Davide Luppi, che tra l'altro era molto ambito proprio dal Foggia fra i probabili, papabili acquisti della stagione estiva, però poi non se ne è fatto più niente. Davide Luppi adesso indossa la divisa dell'Entella Chiavari. Antonio, tu sei stato con me allo Zaccheria, hai assistito a questa partita. Al 12° minuto il Foggia è passato subito in vantaggio con Mazzeo, ci sono state tantissime occasioni per raddoppiare, per allargare anche i margini del risultato, però l'Entella appena 7 minuti dopo il vantaggio del Foggia ha ottenuto un penalty siglato da Troiano, il quale ha realizzato il gol del pareggio. Poi da quel momento c'è stato tutto un susseguirsi con predominio territoriale sempre del Foggia. In occasione della partita ben due lenni, uno all'ultimo minuto, hanno fermato le velleità del Foggia. Il Foggia comunque alla fine resta a casa con un solo punto, il primo in questa classifica di Serie B. E tra l'altro sorprendente il risultato del Carpi, che è in vetta alla classifica con il punteggio pieno. Vabbè, è presto ancora per parlarne, però è sempre un risultato molto sorprendente. A te la parola, Antonio, poi con Luigi andremo ad esprimere anche il giudizio su queste prime due uscite del Foggia, una contro il Pescara, l'altra contro il Chiavari, l'Entella Chiavari. Sì, certamente sì, abbiamo assistito ieri sera a questo incontro che ha visto il Foggia affrontare tra le mura casalinghe l'Entella Calcio, questa squadra che una settimana prima aveva incassato 5 gol al pari del Foggia Calcio, ma in settimana l'Entella si era in qualche modo rinforzata. Benissimo, hai detto bene, il Foggia ha tenuto quasi sempre le redini del gioco in mano, era chiaramente passata in vantaggio nei minuti iniziali della partita grazie ad un assist pregevole di Deli su Mazzeo, che poi con un diagonale secco ha quindi trafitto il portiere dell'Entella Calcio. Successivamente l'Entella non si è scomposta, ha cercato in qualche modo di prendere in mano le redini del gioco e con il suo calciatore più pericoloso, quel numero 10 De Luca, un ottimo calciatore a mio avviso,
che ha veramente messo in affanno la difesa del Foggia, è riuscito a procurarsi un calcio di rigore ineccepibile che poi, come hai detto, è stato realizzato. Ma il Foggia ha avuto delle chiare ed evidenti occasioni per portarsi in vantaggio. La sfortuna ha accompagnato questo Foggia perché, lo hai detto, ha preso due pali, due legni, uno addirittura al 47esimo del secondo tempo con il subentrato Beretta. E quindi cosa si può dire a questo Foggia? È stato certamente sfortunato nella gara di ieri, ma allo stesso tempo, per quello che ho potuto vedere io, questo Foggia ha qualche problemino nella difesa. È una difesa un po' statica, quindi che a mio avviso dovrebbe essere in qualche modo riformata con l'innesto di giocatori che diano più dinamismo alla fase difensiva. Ma non soltanto, altra cosa che secondo me questo Foggia deve acquisire la mentalità da Serie B, perché mi è sembrato un Foggia che, al cospetto di un'Entella che è poca roba, è una squadra, diciamo, una neopromossa, credo. Cioè, no, già c'era, però è una squadra dal tasso tecnico non certamente... È stata costruita per salvarsi. Esatto, non certamente elevato. Dicevo, questo Foggia ancora, secondo me, non ha acquisito quella mentalità da Serie B, probabilmente gioca ancora con quel piglio, con quell'agonismo che ha caratterizzato le partite della scorsa stagione. Non abbiamo visto una differenza anche tecnica tra il campionato di C1 no, mi è sembrato lo stesso Foggia. Peraltro questo Foggia è stato comunque cambiato non tantissimo rispetto alla formazione titolare dell'anno scorso. Hanno inserito Fedato e qualche altro elemento, però ripeto, ci sarà anche tempo per migliorarsi, quindi. Perché credo che l'obiettivo del Foggia quest'anno sia raggiungere una salvezza e tranquilla, quindi continuare a permanere nella categoria dei cadetti. Quindi Chiricò e Mazzeo sono stati forse i migliori in campo assieme a Coletti, però altri calciatori, Martinelli per esempio, molto molto sottotono. Sì, per fortuna può essere pure ci che... ha pensato anche Guarna qualche volta a togliere il Foggia dai pasticci, perché comunque lo vogliamo ricordare, Guarna è un baluardo per la difesa del Foggia. Sì, certamente sì, sono d'accordo. Probabilmente questo Foggia sta ancora pagando lo scotto della preparazione atletica, anche se, diciamo, si deve arrivare in forma all'inizio di campionato, e certamente la scoppola che questo Foggia ha beccato sul campo del Pescara certamente non gli ha fatto bene, e quindi questo Foggia certamente ha avuto l'occasione per iniziare questa, dopo 20 anni credo, questa prima partita 19 anni, questa prima partita dinanzi ai propri tifosi, ha cercato in tutti i modi di capitalizzare una vittoria, non c'è riuscita anche per l'atteggiamento tattico dell'Entella, che non si è mai scomposto, ha cercato di chiudere tutti gli spazi. Non c'è stato molto dinamismo in campo, e poi ripeto, avevano davanti questa spina nel fianco che era rappresentata dal numero 10 De Luca, che ha quasi sempre messo in affanno da solo la difesa del Foggia Calcio. Però ci sarà tutto il tempo per recuperare, tanto il campionato è appena iniziato. Ma infatti, tra l'altro, poi il primo appuntamento che vedrà il Foggia di nuovo tra le mura amiche sarà una partita abbastanza impegnativa, il Palermo. Lì si comincerà a vedere quanto vale in effetti questa squadra, perché affronterà un avversario di caratura chiaramente oramai risaputa, accertata, perché è vero che è sceso nella categoria cadetta, però è sempre una squadra che credo abbia fatto degli investimenti per tornare nella stagione successiva in Serie A, che poi è il posto che le compete ovviamente. Si gioca il 16 settembre alle 15, per cui insomma, differentemente dalla partita di ieri che è stata giocata alle 20:30, per cui insomma il clima sarà un po' diverso. Luigi, un cenno da parte tua su questo esordio del Foggia allo Zaccheria? Allora, io forse ho visto, ovviamente, esordio in Serie B. Forse ho visto un'altra partita, perché il Foggia non mi è piaciuto. Credo che il Foggia è ancora un po' troppo presuntuoso, non si è calato per nulla nell'arco delle due partite che ho visto nella mentalità della Serie B, che è un campionato molto difficile, un campionato tignoso, dove ci sono squadre arcigne, dove la praticità la fa spesso da padrona e dove spesso si salvano squadre che si specchiano poco. Io ho visto uno Stroppa quasi fermo tutta la partita, in balia dell'avversario, non ha fatto un cambio nonostante la sua squadra. Mazzeo non riusciva più a far salire la squadra, le ali soffrivano tantissimo perché l'allenatore avversario le aveva preso le misure.
Ricordo per chi non lo sapesse che Troiano che ha trasformato il rigore ai genitori di Monte Sant'Angelo. Sì, sì, infatti, lo dicevo, questa è dalle parti, quest'anno è uno dei nostri. Visto che io spesso seguo il campionato di Serie B, ha perso un tale Ciccio Caputo che i suoi 20 gol all'anno li fa e infatti ha segnato la doppietta con l'Empoli contro il Bari, che è una squadra che si è attrezzata per salire in Serie A. Quindi se il Foggia non fa risultato in casa contro queste squadre poco attrezzate, nonostante l'anno scorso ha fatto un campionato trionfale, credo che ci sono due problemi. Uno di natura tecnica, perché chiaramente in ritardo di preparazione, perché sono due partite che le prende. Il Pescara ieri ha dimostrato di non essere questa grande squadra, dai nomi altisonanti come lo stesso Zeman ha messo in sala stampa. Seconda cosa, deve capire che la praticità in Serie B è molto più importante che in Serie C, perché o Lega Pro, perché ieri Martinelli sui giornali è stato martoriato, scusate il gioco di parole, per l'errore che ha fatto, ma io ho visto Martinelli molte volte salvare nel secondo tempo quando Antonio parla di De Luca. De Luca cercava spesso in serpentina di andare in 3 contro 2, Martinelli ha recuperato. Ha influito l'andamento di Martinelli per l'errore? Io credo che Martinelli abbia giocato una buona partita a livello degli altri. Il Foggia è da rivedere. Stroppa deve capire che anche i suoi 15-16 giocatori li deve usare, non può far giocare i suoi 75 minuti e fare il primo cambio ormai a un quarto d'ora dalla fine, perché Berretta non è mai entrato in partita se non per il palo, ho capito, però il Foggia il secondo tempo non ha fatto un tiro in porta. Sì. In Serie B queste cose il Foggia non può permettersele, perché per avere una salvezza tranquilla è necessario che tutto l'organico dia quell'apporto importante, soprattutto se si vuole giocare con la zona pura, se si vuole giocare con una difesa alta, soprattutto se si gioca contro l'Entella, un'Entella che ha venduto i suoi giocatori migliori e che se l'anno scorso mirava i playoff, quest'anno, come avete detto voi, mira a salvarsi. Quindi il campionato di Serie B al momento offre Ascoli, Avellino, Perugia, Frosinone, Carpi e Parma al primo posto. È presto per parlare ovviamente di classifica, di primo posto, di secondo posto, eccetera. Staremo ad aspettare il prosieguo di questo campionato. Beh, un complimento vorrei farlo a Calabro, se è possibile, perché sì. Quindi parliamo del Carpi. Il Carpi, sì, di mister Calabro e il direttore sportivo Loriola di Manfredonia. Il Carpi è stato cinico. E di Malcuore, sì, però non ha giocato ieri, perché è stato molto pratico, ma è stato molto cinico. Ha segnato e lì dove c'è stato bisogno sono arrivati i palloni in tribuna. In entrambe le partite, ecco, questo è il modo di affrontare la Serie B. Un Carpi che ha venduto tutti quei giocatori che vivevano ormai della passata Serie A, ha rifatto completamente l'organico, ha rivisto anche il parco giocatori, però ecco, forse ha raccolto molto di più di quello che era la potenzialità delle prime due giornate. Antonio, vogliamo concludere anche con i prossimi impegni, cosa ci aspettiamo da questo Foggia per il futuro? Molto molto brevemente, anche perché poi passiamo a parlare del campionato di Serie D, del Manfredonia, di questo esordio purtroppo sfortunato al Miramare. Ma cosa ci aspettiamo? Io credo che a questo Foggia manchino degli elementi di rinforzo della rosa, probabilmente il budget che è stato stabilito per questa squadra gli ha probabilmente impedito di acquisire le prestazioni di calciatori di categoria, ovviamente, perché evidentemente si è sottovalutato che tra la Lega Pro e la Serie B vi è una differenza, diciamo, non dico abissale, ma quasi. Cioè, non è semplice disputare un campionato di Serie B e ci si è affidati alle prestazioni di Mazzeo davanti, credo che, voglio dire, si diceva addirittura che si era interessati all'acquisto delle prestazioni sportive di Gilardino, che comunque non è un attaccante di esperienza e di peso. Certamente i limiti tecnici di questa squadra non saranno. Immagini Gilardino al Foggia? Ma non credo che ci vada mai, perché la politica societaria è stata improntata su tenere calciatori di Lega Pro, esatto, oppure acquistare qualche giovane, quindi lo vedo Gilardino credo in questo modulo. Ma Gilardino non si sacrifica. Gilardino è uno di quelli che aspetta la palla avanti e poi ti fa gol, te lo fa il gol, però sono come i Cacia, i Maniero, i C6, i Nenè, cioè non è un calciatore che si fa 50 metri, che torna a recuperare palla.
Assolutamente, sono dei top player per la categoria, dai. Ma ripeto, credo che la società abbia deciso il budget da investire in questo campionato di Serie B, non credo che sia stato un budget importante, si sono affidati quasi esclusivamente alle prestazioni sportive di calciatori che hanno indossato questa maglia l'anno scorso e pertanto hanno effettuato degli innesti, però ripeto, siamo concordi nel dire che questa squadra credo che non ancora abbia assimilato la mentalità di una squadra di Serie B, e quindi nel tempo spero che poi siano apportati quei correttivi ed inseriti quegli elementi di valore che possono far fare un salto di qualità mentale poi all'intero organico, perché ripeto, oggi come oggi lui ha detto benissimo, abbiamo visto la stessa partita, credo, perché io ieri cosa ti dicevo in tribuna? Lentella, diciamo, per la seconda fazione di gioco ha tenuto, diciamo, quasi sempre le redini del gioco, il Foggia era stantio in campo, era fermo, però allo stesso tempo Lentella si preoccupava di tenere palla, di avanzare, ma allo stesso tempo di non subire gol, perché poi il Foggia, diciamo, quando ha la possibilità con Deli e con Mazzeo, è lo stesso Chiricori, riescono praticamente ad inserirsi. Però, ripeto, deve fare quel salto di qualità importante, allo stesso tempo credo che la società dovrà poi, quando possibile, tornare sul mercato e fare, diciamo, bene, degli acquisti. Aspettiamo questo salto di qualità, perché ci sarà senz'altro, stanno lavorando per questo. Nel giro di 24 ore, praticamente, è come se avessimo conquistato un solo punto, tra la Juventus che ha perso contro il Real Madrid, l'Italia che ha perso contro la Spagna, un gioco di parole, Luigi, non hai accettato la provocazione, perché c'erano solo due juventini, vorrei dire, ma questo lo dicono gli sciocchi, non lo dice uno che ne capisce di calcio. Dicevo, un solo punto praticamente in tre partite, il punto che ha conquistato il Foggia, perché il Manfredonia ha perso, la nazionale italiana ha perso. Che succederà contro la Svezia, se sarà la Svezia a dover essere la nostra avversaria per i play-off? Andiamo un attimo sul calcio internazionale. Se vogliamo fare un paragone, il Foggia ha un organico che rispetto all'Entella era superiore, sì, quindi sicuro. Diciamo che ha steccato la partita, diciamo, si è dimostrato poi preparato rispetto all'errore fatto da Martinelli. Per quanto riguarda invece l'Italia, ha perso meritatamente contro una Spagna sicuramente superiore tatticamente e tecnicamente, soprattutto sulla preparazione fisica. E poi ci auguriamo che comunque adesso l'Italia vada tramite i playoff ai mondiali, così come Foggia si riprende. Ne ha beccati 7 nel giro di 3 mesi dalla Spagna. Allora, Buffon è anche un po' anziano, perché se continua a lanciarsi sulle punizioni tre quarti d'ora dopo che i giocatori tirano, penso che ne prenderà parecchi quest'anno, se proprio vuoi scherzare. Tanto di cappello, è un campione. Ho capito, ma un grande campione deve sapere anche quando smettere. Aspettiamo, forse vorrà fare un altro campionato del mondo. Ma ne pure due, se ci arriva va bene. D'accordo, dai, andiamo sul Manfredonia, andiamo sul campionato di Serie D. Manfredonia che, ben sapete tutti, ha organizzato un organico, se così vogliamo definire, praticamente lunedì scorso, un organico che è stato organizzato alla men peggio, composto prevalentemente di under, sono stati inseriti anche degli over, però probabilmente a corto di preparazione o perché hanno bisogno di inserirsi in quegli schemi che probabilmente starà dando al titolo di indicazione l'allenatore. Poi c'è attesa anche per l'arrivo di qualche altro calciatore, perché è necessario in questo momento qualche altro calciatore. La maggior parte delle attenzioni, più che sul calcio giocato, si sono soffermate su quello che è l'assetto societario, un assetto societario che sappiamo benissimo ha visto l'intervento di quelli che sono stati definiti benefattori che chiaramente si sono messi all'opera per orare la causa di questo Manfredonia. Ci sono stati anche dei chiarimenti, veri e propri chiarimenti tra il sindaco di Manfredonia, l'amministrazione comunale e il presidente Sdanga. Diciamo, da questo punto di vista
c'è un certo incoraggiamento a che si possano in qualche maniera pianificare i problemi di tipo societario. Per quanto riguarda la squadra, ha mantenuto praticamente il campo per 86 minuti nella partita contro una Torres non assolutamente all'altezza di quelle che sono le squadre che vogliono vincere nel campionato di Serie D, senz'altro una squadra che potrà puntare al massimo al centro della classifica, visti gli organici di tante altre squadre, viste le potenzialità soprattutto di un Potenza che invece si è presentato alla grande, già ha lanciato il guanto di sfida alle sue avversarie, vincendo a Cava dei Tirreni contro la Cavese. Ecco, dicevo, Manfredonia che ha perso in casa contro la Torres nel suo primo appuntamento di campionato. Manfredonia che poteva, se avesse avuto un po' di fortuna in più, addirittura mantenere il punto in casa. Antonio. Io francamente da questo Manfredonia non mi aspettavo una prestazione diversa rispetto a quella che poi hanno diciamo, offerto ai tifosi presenti allo stadio Miramare. Non fosse peraltro che diciamo, questa squadra è stata costruita nella confusione più assoluta, diciamo, e quindi per le note vicende che ci si sono verificate durante l'inizio della preparazione diciamo, atletica. Sappiamo che si è partiti con mister Chiarella, con un manipolo di giovani calciatori rastrellati qua e là per la provincia di Foggia. Sono stati fatti un po' di allenamenti, poi ad un certo punto evidentemente c'è stato un ravvedimento operoso da parte della società, che hanno ben inteso che probabilmente non era il mister adatto ad allenare diciamo, il Manfredonia Calcio, e quindi ad un certo punto ci sono state le dimissioni di mister Chiarella. Il problema è che ci mancano gli over, perché gli under diciamo, che ho visto io sono degli under certamente non eccelsi, con pochissima esperienza diciamo di Serie D, però è importante che questa squadra corra immediatamente ai ripari e quindi sul mercato e cerchi di acquisire le prestazioni sportive di over tecnicamente validi, perché chiaramente mancano degli elementi, quindi sia sulla linea difensiva ci vogliono almeno due difensori, ci vorrebbero due centrocampisti e anche un attaccante di peso. Credo, assolutamente, perché la squadra che ho visto io ieri alla Miramare è una squadra che, io faccio i complimenti ai ragazzi per l'impegno profuso, per una squadra del tutto esperta che si è preoccupata soltanto di contenere la Turris, una squadra secondo me dal punto di vista tecnico mediocre, tanto mediocre, sì, sì, e quindi nonostante tutto, pur essendo mediocre, in prota ci ha messo in seria difficoltà durante quasi tutto il primo tempo. Anche perché Manfredonia non avrebbe rubato nulla se alla fine avesse colto il pareggio ci poteva stare, ma al cospetto di una squadra scarsa. A me ieri è sembrata più una partita di promozione che di Serie D, per cui non è il caso. Chiaramente faccio i complimenti ai ragazzi per l'impegno profuso, però io sostanzialmente dal punto di vista tattico e tecnico ho visto poco e niente, salvo la prestazione praticamente dell'ottimo esordiente Bagnara, che ci ha veramente tolto le castagne dal fuoco tante volte, del centrale difensivo Esposito. Mi è piaciuto tantissimo Cicerelli, Pasquale Trotti in avanti da solo, spesato, cioè ha cercato di mettersi sulle spalle l'intero peso dell'attacco, però non c'è stato neanche un'occasione di gol, da gol. Antonio, noi abbiamo a disposizione, se non sbaglio, il servizio della partita. Lo vogliamo guardare? Affido ovviamente il compito alla regia di mandare in onda questo servizio. Poi andremo con il dottore Esposto ad esprimere anche la propria opinione su questa situazione del Manfredonia Calcio. Andiamo con il servizio. Padroni del campo per tutta la partita. La nuova Turris targata con l'Antonia espugna Manfredonia grazie a una rete del Baby Valentino. Mister Carannante schiera testa tra i pali. Linea difensiva formata da Esempio, Follera, Guastamacchia e Piacente. A centrocampo Pontillo, Visciano e Liberti. In avanti Borrillo, Longobardi e Improta. Risponde il Manfredonia dell'ex Baratto con Bagnara, Lorito, Mannarini, Giuff, Granatier, Esposito, Trotta, Cicerelli, Quitadamo, Pozzillo e Rinaldi. Al nono, Turris subito pericolosa. Borrillo riceve palla e calcia, palo interno, Corallini vicino al vantaggio.
Al tredicesimo, doppia occasione Turris. E prima in prota, bravo Bagnaro a mandare in angolo. E poi con Longobardi, che da pochi passi spara alto. Al quarto d'ora, ancora in prota protagonista. L'attaccante corallino controlla alla grande un pallone e calcia, ancora a Bagnaro in angolo. Al ventesimo, folle Raserve e Borriello, che dalla destra provano conclusione. Pallone di poco fuori. Al ventottesimo, azione manovrata della Turris. La palla arriva a Liberti, che conclude di testa. Gran parata di Bagnaro. Alla mezz'ora, Pontillo dalla distanza. Risponde ancora presente Bagnaro. Nella ripresa, al sesto minuto, la Turris passa con Longobardi. Ma l'arbitro annulla per presunta posizione di fuorigioco. La Turris controlla bene la gara e nel finale trova il vantaggio con il neo entrato Valentino, che riceve palla e calcia non lasciando scampo a Bagnaro. Nel finale traversa di Guastamacchia. Buona la prima. Beh, abbiamo assistito a questo servizio del collega di Torre del Greco. No? Stavo pensando alla battuta di Andrea su WhatsApp, pensavo che era la televisione di un nostro amico. Bella questa. Complimenti ad Andrea Colaiano, il nostro regista, che tra l'altro è anche l'operatore di questa nostra emittente. Luigi, parliamo di questa società sportiva. Vitaglione, direttore sportivo, per conto di Mister Baratta, probabilmente anche perché facevano coppia, Baratto facevano coppia, e poi Manuel Cancellato. Questa doppia presenza, non, che vuol dire, insomma, secondo te? Glielo dobbiamo chiedere a Antonio Stang, che vuol dire. Sicuramente è una cosa un po' particolare in Serie D, visto che fino a 3 giorni fa non c'erano i presupposti per comprare un calciatore e adesso ne arrivano 2 persone di cui uno sembra il doppione dell'altro, perché se è stato preso questo allenatore credo che doveva portare con sé almeno 3-4 elementi, considerato che siamo anche già a inizio stagione, per cui si parla di mercato svincolati, mercato si è chiuso, quindi si prende un allenatore che porta già con sé dei calciatori, i suoi uomini di fiducia, come dicevamo già la scorsa puntata. Io ho quasi l'impressione che ci sia un grande fratello, c'è un velo che aleggia nell'anima, tipo quelle nuvole, sai, quella nuvola di Fantozzi di un tempo, che voglia sempre tenere il controllo su qualcosa. Ho questa impressione, non sono uno che crede molto a queste luci sovrannaturali, però sembra sempre che c'è qualche forza occulta che voglia governare dall'alto tutto, voglia controllare sempre tutto e tutti, ecco, perché veramente non capisco la presenza, la copresenza, ecco, in un Manfredonia che ha bisogno, diciamo, di poche cose, ma ha bisogno di veramente dell'ABC, di questa doppia figura, che non ho capito quali sono i ruoli dell'uno e quali dell'altro e come possono lavorare insieme. È forse presto per esprimere un... Fino all'anno scorso c'era solo Elio Di Toro che faceva sia da direttore sportivo che da altro, cioè non siamo in Serie B. Qualcuno che dice che ci sta ancora, Ho capito, ma lasciamo stare le illazioni di cui non abbiamo prova, per cui alla fine Elio ci può pure querelare, perché certo, sono stupidaggini. E quindi, anzi, con rispetto gli auguri di Elio, a Elio per che spesso incontriamo questa nuova avventura, che spesso incontriamo anche in giro, bisogna rispettare l'uomo, bisogna rispettare le sue scelte. Ma non ho capito perché questa cofigura, questa copresenza in un campionato di Serie D in cui siamo in ritardo, in cui ma dobbiamo probabilmente correre. È una presenza in prospettiva. Ma la prospettiva di che, Vincenzo? Abbiamo difficoltà a fare la squadra, siamo in fortissimo ritardo, rischiamo di arrivare fra 5-6 partite che la squadra deve ancora conoscersi. Questo allenatore è appena arrivato, non ha fatto preparazione, non ha fatto nulla, lui ha sempre l'alibi di non aver conosciuto i calciatori, di non aver potuto contare su quella che poteva essere una sua lista, no? Non capisco quale può essere diciamo che se dovessimo fare la considerazione che fino a una settimana fa si rischiava di non vedere la una esperienza di Cancellato in Serie D, qual è? Scusate,
fatemi capire. Ma è presto per dirlo, sono 3 giorni che è cancellato. Che ma cosa può portare? 4 giorni, 5 giorni. Cosa può portare? Cioè, anziché potrebbe portare sicuramente un tocco di vitalità. Un tocco di vitalità. Conosce l'ambiente. Conosce, conosce le persone. Un anno è stata, ma 6 mesi. Sì, vabbè, conosce, conosce l'ambiente. E quindi ho ragione io, c'è la presenza occulta. Perché sono sponsor, per 6 mesi dobbiamo chiamare un esorcista, perché per 6 mesi uno conosce l'ambiente. Vincenzo, dobbiamo chiamare gli esorcisti. Abbiamo mandato via Vadacca, che veramente si poteva dire che conosceva benissimo l'ambiente. Prendiamo a Cangelat, che per 6 mesi è stato Manfredo. Dai. Forse in quei 6 mesi non lui... abbiamo mica l'anello al naso, Vincenzo, dai. Se no poi veramente Anton, dove vuole arrivare? Allora lui, Luigi, allora Luigi sa, diciamo, da presidente qual è stato di una squadra, diciamo, di calcio a 5, che quando all'interno di una compagine societaria vi è un presidente, poi vi sono dei finanziatori, chi, diciamo, finanzia la squadra deve avere anche voce in capitolo. Quindi Zanga è chiaro, è il presidente, l'amministratore unico della, del Manfredonia Calcio, e quindi dà il suo apporto di tipo economico, ma è chiaro che non è che la società si può mantenere soltanto con l'apporto economico di Antonio Zanga. Vi sono anche altri soci che, voglio dire, stanno contribuendo, o quantomeno dovrebbero contribuire, usiamo il condizionale, quindi alle casse del Manfredonia Calcio, e quindi a sostenere gli impegni di tipo economico. E credo che tra questi soci, non soci, questi finanziatori, quindi gente che sta aiutando il Manfredonia Calcio, evidentemente qualcuno di questi abbia in qualche modo preteso, come in effetti era avvenuto, credo, per mister Chiarella, che abbia preteso che, diciamo, la compagine societaria tra i dirigenti vi fosse Manuel Cancellato. Questa è l'unica soluzione, perché in effetti non si spiega come mai una società che faceva addirittura fatica a partire, quindi a trovare dei calciatori, oggi come oggi si ritrovi addirittura con un direttore sportivo, con un allenatore e con un team manager, il cui compito francamente non è dato sapere quale sia. Perché se poi vogliamo parlare di team manager, l'anno scorso ce l'avevamo, chiaramente costava pochissimo, ed era Antonio Guerra. Era Antonio Guerra, perché Antonio Guerra si occupava di tutto. Cancellato. Cioè, io mi sono andato a vedere su internet. Noi, diciamo, ricordiamo che è legatissimo anche al nostro, al direttore sportivo del Carpi, Laurione. Ah, nostro. Beh, certamente sì, però il calcio è fatto così. Poi c'è, comunque c'è l'amico che chiama l'amico, insomma ci sono dei rapporti in qualche modo. Si creano anche degli stipendi, diciamo. Diciamo che forse la piazza di Manfredonia in qualche maniera può servire sempre a qualcuno come trampolino di lancio per reinserirsi nel mondo del calcio, Luigi. Sì, ma il problema non è questo. Io credo che se i fondi sono pochi bisogna ottimizzare. Questa è la cosiddetta capacità di problem solving che ogni buona azienda deve osservare. Quindi se qualora ci fosse stata la possibilità, si può fare il discorso di Antonio, per cui ognuno mette la persona di sua fiducia per controllare un po' che fine fa il proprio denaro, ma nel momento in cui non si hanno i calciatori, che sono la cosa primaria in cui, per cui giocare a calcio, questi discorsi non vanno. I trampolini di lancio, che sono comunque degli stipendi che pesano sulla società, non va bene. Non va bene perché qualcuno deve dare per avere, non capisco la logica. Ma non si ha invece un senso di fiducia verso una situazione che comunque è ancora in itinere, che andrà certamente a migliorare di settimana in settimana. Cioè, sappiamo che il dato è questo: Manfredonia ha presentato un gruppo di ragazzini a Nardò per la partita di Coppa, si è perso per 4-0, non si vedeva l'ora che terminasse questo impegno. Poi c'era il rischio addirittura che non scendesse in campo per l'inizio del campionato, cioè della serie meglio questo che niente. Allora, se dobbiamo sopravvivere, dobbiamo dire grazie ad Antonio e a tutti quelli che hanno fatto qualcosa per far rimanere la squadra ancora in vita. E quindi sono due discorsi completamente diversi. Se poi dobbiamo pensare che questa squadra, quindi parliamo non soltanto da un punto di vista sportivo, deve salvarsi e deve affrontare un campionato che è molto difficile, perché come avete visto 1, 2, 3 via Potenza e Taranto partono alla grande, sì. E allora non possiamo improvvisare
dobbiamo dire subito, Antonio, non ci vuole un attaccante, ce ne vogliono almeno due, sì, due centrocampisti e due difensori, come stiamo, senza sei giocatori di qualità che conoscono la categoria bene, non giocatori che passare per buoni e invece non lo so. Ti dicevo uno, diciamo, di peso, una prima punta, perché comunque credo, diciamo, voci di popolo che stiano in qualche modo contattando Antonio Laporta e quindi verificare se è disponibile a tornare, e poi ci sarebbe anche, diciamo, il punto interrogativo di Cristian Laforgia, che a me piace come attaccante, anche se giovane, comunque sia. L'attacco si può in qualche modo, però va puntellata necessariamente. Ma io credo che non basterebbe il solo Antonio Laporta. No, ma occorre un altro attaccante. Occorre un assetto di squadra. Con tutto il rispetto, comunque avanti con gli anni, e ogni anno deve fare i conti con l'aggravarsi della sua situazione atletica. Quindi non è che Antonio si può prendere il peso di una squadra e fare sempre i miracoli. Ci è riuscito l'anno scorso, ci è riuscito due anni fa. Il problema è un altro, che l'allenatore deve dire: io non entro nelle scelte. Beh, certo, quali sono i calciatori che gli servono? Però se dobbiamo andare a recuperare la gente che ormai è avanti negli anni, allora buonanotte, anche perché non è ma tanto oggi l'hai detto tu, cioè il mercato è chiuso, devi ricorrere al mercato degli svincolati. Gli svincolati sono magari i calciatori di Serie C che ad oggi non hanno praticamente trovato squadra, oppure quelli di Serie D che non li cerca nessuno. Quindi non sarà affatto semplice. Oppure la peggiore delle ipotesi, debbo andare come... Consentimi, Vincenzo, di evidenziare che questa società, secondo me, degli errori li ha fatti, perché se decidi in qualche modo che devi partire, io ieri ho visto veramente una squadra in balia delle onde, secondo me forse una squadra di promozione, ripeto, dal punto di vista, diciamo, della qualità, della tecnica, cioè ho visto due terzini completamente spesati, cioè, io adesso non voglio puntare il dito, per carità, ma le qualità tecniche dei calciatori sono ben visibili, avevamo un terzino destro che secondo me l'hanno mandato via, che è Fiore, che quest'anno avrebbe potuto veramente disputare un ottimo campionato, un 98 che si era formato fisicamente, mentalmente, l'anno scorso era cresciuto tantissimo a livello di mentalità, a livello tattico, e l'hanno mandato via, ed è un altro praticamente a sinistra che è De Filippo, che va a fare praticamente la primavera del Foggia Calcio, va bene con la prospettiva, un domani, però certamente qui avrebbe potuto figurare benissimo un ragazzo del 99, invece andiamo a prendere Lorito e Manarino, praticamente due calciatori sconosciuti ovviamente. Allora, stessa cosa, diciamo, voglio dire, è andato via Molenda, che è l'unico calciatore in grado di saltare l'uomo, e chi prendiamo? Cioè, voglio dire, ieri una squadra che dal punto di vista, diciamo, tattico si è semplicemente preoccupata di difendere, ma con questa squadra noi non andiamo da nessuna parte, perché ove mai ieri fosse capitata la prima di campionato del Potenza, magari avremmo subito 10 gol e quindi questa squadra si sarebbe demoralizzata. Però io sono fiducioso, nel senso che auspico che la società vada quanto prima ad acquisire prestazioni sportive di calciatori, giustamente come detto, anche due attaccanti, probabilmente potrebbe tornare Antonio Laporta, però occorre una punta di peso forte, però occorrono dei centrocampisti, perché Pozziello, con tutto il rispetto per Pozziello, è un 88, però ieri io non ho visto giocare un pallone diciamo decente a Pozziello, cioè Joff è un centrocampista del 98, ha dei piedi secondo me molto buoni, sia destro che sinistro, ma non costruisce. Vellutati, ma in fin dei conti no, per poter costruire, perché lui potrebbe anche essere chiaramente il cervello del centrocampo nell'illuminazione del gioco, però gli devi mettere a fianco due centrocampisti forti che lo sorreggono, perché comunque è un giovane calciatore. E poi ci mancano gli esterni, l'anno scorso avevamo Coach, quest'anno chi c'è? Questa è una squadra che dal punto di vista qualitativo ha veramente delle grandi defaianze, e la società, diciamo, purtroppo io mi auspico quanto prima che faccia i giusti correttivi, altrimenti saremo quasi certamente la Cenerentola di questo campionato. Io sono convinto che se ci sono i soldi si riesce a fare tutto. Beh, è chiaro, tutto da lì dipende. Se Vitaglione è venuto qui perché in lui credo, perché ha le sue conoscenze, come ce l'ha il mister, nel napoletano i calciatori ci sono. Nonostante il periodo, Antonio, ci sono sempre quelle persone che, rimaste scontente, chiedono uno svincolo da un momento all'altro perché sono ai margini, non vanno d'accordo con gli allenatori. Ma io credo che ci siano anche tanti calciatori quindi, senza squadra. Io credo soltanto che ci vogliono i soldi. Certamente. Ci vogliono le persone giuste che nella loro esperienza ti riescono a fare un acquisto ma centrato, perché il Manfredonia non può permettersi di sbagliare, non può permettere, perché già l'ha fatto nel mese di agosto, non può permettersi di buttare quei pochi denari che ha come budget. Assolutamente no. Prima del Foggia, al Spagnolo del Manfredonia. Certo. Questo è il mio auspicio, cioè una squadra che possa riuscire ad ottimizzare quelle che sono le sue
le sue risorse in maniera tale da raggiungere i suoi obiettivi. Quindi un'altra nota la vorrei invece inserire sulla mancata disputa della partita del Cerignola contro la Fulgor Molfetta. Sì. Si doveva giocare a Canosa, era già previsto addirittura un esodo di tantissimi tifosi del Cerignola, poi improvvisamente è arrivata la notizia della inagibilità del campo, però sembra che nessuno abbia capito veramente i motivi per cui questa partita non si è giocata. Ma intanto il Cerignola, intanto credo che il Molfetta Calcio si sia iscritto al campionato, poi questi sono i misteri della Lega, insomma, di Serie D, che consentono ad una società neocreata, quindi la Fulgor Molfetta, di iscriversi al campionato di Serie D senza verificare poi se la società possa in qualche modo usufruire per disputare i propri incontri di un terreno di gioco omologato e quindi agibile per poter contenere sia i propri supporters che i supporter chiaramente ospiti. Beh, in questo caso il Cerignola quest'anno, sappiamo, ha investito tantissimo per costruire una squadra che, diciamo, secondo gli addetti lavori dovrebbe in qualche modo vincere il campionato e quindi approdare tra i professionisti. E quindi c'è tantissimo entusiasmo a Cerignola, se tu sai benissimo che alla presentazione del Cerignola Calcio qualche giorno fa in piazza c'erano 5.000 persone. Speso un milione di euro. Hanno speso un milione di euro, no, non lo sappiamo. Ah, forse anche 1 e 2. Vabbè, 1 e 2 non l'ho voluto dire, però 1 milione sicuramente. Beh, certamente sì, però questo è un dato notorio. Cioè, hanno tutti i numeri. Esatto, lo possiamo dire. Però è chiaro che avendo speso tanti soldi, e quindi già l'anno scorso c'era tantissimo entusiasmo, c'erano almeno 5.000 spettatori a partita, le trasferte del Cerignola Calcio sono sempre ben nutrite, c'erano 600 supporters che poi si dovevano recare in quel di Canosa, che ricordiamo è un impianto sportivo non certamente importantissimo. Però e quindi si hanno creano... già ospitato campionati di quarta serie. Certamente sì, però si creano anche problemi di ordine pubblico e tante altre situazioni che comunque sia... Per cui quindi si è temuto forse per... tu dici di no? Vabbè, allora... No, lo dico no, cioè si è temuto, a un certo punto non c'è stata la possibilità di disputare questo incontro per motivi di ordine pubblico, è stato il questore che ha interdetto la possibilità... Ordine pubblico dovuto alla presenza dei tifosi del Cerignola? Credo proprio di sì. Cioè... E quindi della ipotesi di dover invece sostenere anche la presenza dei tifosi del Molfetta. Questo è evidente, cioè l'impianto di gioco per poter accettare, perché poi sono stati messi in vendita diciamo almeno 600 biglietti per i supporters del Cerignola Calcio, è chiaro che quando devi ricevere 600 tifosi non è affatto semplice, bisogna verificare se vi sono vie di fuga, se vi sono vie per separare i tifosi ospiti da quelli locali e quello che può succedere all'interno del paese. Questa è una decisione che è stata assunta dal questore, quindi che ha vietato la disputa di questo incontro. Va bene. Ma fare a porte chiuse, scusa. Ma io questo non lo so. La regolarità del campionato. Io questo non lo so, perché adesso c'è, anche un problema di rimborso del biglietto. Però, scusami, Coccolo... Ma addirittura il Cerignola sembra che voglia chiedere la vittoria. Ma non potrà farlo, sai perché? Perché comunque è una decisione assunta dal questore. Però colgo l'occasione in questa sede... per informarvi che lo stesso problema si sta ponendo per la partita che il Manfredonia dovrà disputare, ve lo dico in anteprima, sul campo del Fratta Maggiore, della Frattese, quindi a Fratta Maggiore. Nel senso che il Comune ha fatto una comunicazione per cui non mette ad oggi, vi è una comunicazione ufficiale, non mette a disposizione per domenica il campo a disposizione della squadra, della Frattese. Quindi potrebbe anche essere rinviata la gara che il Manfredonia... dovrà disputare sul campo della Frattese. Io non capisco come si fa la Lega di Serie D, che tanto vuole crescere con i giovani, 5 sostituzioni, tutte le innovazioni che vuole portare, ad essere così improvvisata a non dare la possibilità a tifosi che vogliono magari seguire la propria squadra di poterlo fare, e si decide se giocare o non una partita all'ultimo minuto, si rinviano le partite, magari poi se ne giocano 2 in 4 giorni dopo che si sanno i risultati delle altre squadre. Ne va della regolarità del campionato. Esiste una regola che tutti dovrebbero rispettare, tutti, e dico tutti: se non sei in grado di garantire l'ordine pubblico si gioca senza gli ospiti, punto, e si dà la disponibilità soltanto, la possibilità soltanto alle persone di casa, e poi si fa viceversa. L'abbiamo visto anche in Coppa Campioni con Napoli e il Nizza. Non capisco veramente di che cosa stiamo parlando. Sempre in Italia ci sono sempre delle leggi particolari per cui ognuno pensa di aver inventato non so che cosa. Il calcio è sempre esistito, lì dove vengono a mancare i requisiti di sicurezza si fa in un altro modo, altrimenti veramente si danno le partite perse. Ma io sono d'accordo con te, ci mancherebbe altro. Però purtroppo, come succede in Italia, è sufficiente che un questore dica no e quindi la partita non si disputa.
Vabbè, abbiamo affrontato le varie problematiche, quindi affratta contro la Frattesi. C'è questo problema, probabilmente sarà risolto, ma oggi c'è un comunicato ufficiale, diciamo, per cui la Frattesi domenica potrebbe non giocare in casa. Bene, beh, lo decideranno noi, sabato notte. Noi siamo arrivati in conclusione, anticipiamo che per quanto riguarda il Manfredonia ci sarà questa trasferta contro la Frattesi, nella speranza che... Che peraltro ha vinto contro il Nardò fuori casa, quindi un'importante vittoria. No, ha pareggiato 1-1 contro il Francavilla, per cui 1-1 contro il Francavilla, scusami. Vinceva 1-0. Contro il Francavilla. Niente, allora, a questo punto non resta altro che aspettare gli eventi, quello che si verificherà durante la settimana. Sono curioso di questa affermazione del Grande Fratello, dici? Ma ogni giorno possono succedere molte cose. Io sono un cultore di George Orwell, 1984 l'ho letto 4 volte io e ogni volta che lo leggo scopro sempre qualcosa di nuovo. Invito tanti a leggerlo. Beh, il linguaggio prosopopeico, insomma, è importante, soprattutto a Manfredonia. Scusami se ne so qualcosa, però insomma, era uno dei miei poeti preferiti, perché sai che in Inghilterra era difficile poter parlare, insomma. Vabbè, ha chiesto scusa se ne sa qualcosa. Non bisogna chiedere scusa se si sa qualcosa. Qua in questa città chi dovrebbe chiedere scusa è chi proprio non legge, chi proprio non partecipa dal punto di vista culturale a quelle che sono le vicende di questo mondo, di questa società. Però questo è un altro argomento che eventualmente lo andremo a sviscerare in qualche puntata speciale. Abbiamo parlato di Blue Whale quest'estate. Io mi preoccuperei invece degli spazi culturali che a Manfredonia non esistono più, o comunque sono sempre meno, mentre aumentano gli spazi in cui la libido e il bere soprattutto crescono in maniera spropositata. Però questi sono altri argomenti, ne parleremo al di là dello sport, ne parleremo in altre occasioni con altre trasmissioni. Grazie. Grazie a voi, buonasera. Esposto, grazie all'avvocato Antonio Castriotta. Grazie a te. Grazie a tutti coloro che hanno seguito, a tutti coloro che ci seguono, a tutti coloro che effettueranno visioni per questa nuova veste che stiamo dando a Manfredonia TV, in attesa di tornare, perché quanto prima torneremo anche sul satellite, torneremo anche in digitale. È un progetto che avrà un suo percorso che stiamo perseguendo, così d'accordo con tutti gli amici che si interessano di questa nostra emittente. Amici, perché poi ne abbiamo, al contrario da altre parti, quelli che invece non sono molto d'accordo su quella che è la parola amicizia. Grazie ancora ai nostri ospiti, ci rivediamo e ci risentiamo alla prossima puntata.